tutte, carissime amiche e carissimi amici, bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere un nuovo modo per spolverare sui mobili. Parlo di mobili, non di vetri, specchi, perché andrebbe ad opacizzare, visto che questo prodotto è della Lenor Crease Releaser, va praticamente, è un prodotto che ho sbagliato ad acquistare, lo dissi in un video, perché questo prodotto, che è molto profumato, serve soprattutto per andare a stirare con le mani dei capi, quindi sicuramente buono quando vai a piegare le lenzuola o vuoi dare una rinfrescata alle lenzuola, quando vai a fare il letto pulito, come diciamo noi a Bari in gergo, vai a mettere insomma le lenzuola pulite e vuoi dare quel tocco di Lenor in più. Stesso prodotto lo possiamo andare a realizzare con del semplice ammorbidente e acqua. Alcune mettono anche il bicarbonato, però poi andrebbe ad otturare i buchini che vanno a nebulizzare il prodotto. Una di voi, in particolar modo Iris, mi dette questo consiglio che lei lo andava ad utilizzare, ne faceva un uso alternativo. Vi faccio vedere questo fiore che è della Lidl. Il fiore da bianco sta diventando, cioè questa rosa sta diventando completamente rossa. Diciamo che la profumazione dà un po' di fiore di cimitero, non è che mi fa proprio impazzire, però la cosa che mi piace tantissimo è che il profumo in questo ingresso si sente, è davvero tanto. Io adesso vado a spostare tutti i gingilli da questo mobile e vi faccio vedere come viene pulito senza la polvere. Ovviamente poi questo prodotto, avendo dell'ammorbidente all'interno, fa sì che la polvere non si va subito a riformare e poi comunque ti lascia un profumo stratosferico sui mobili, buonissimo. Io lo uso anche sul tavolo della cucina, che poi vi faccio vedere. Ecchime, allora io ho preso questo panno giallo, vado a prendere appunto questo Lenor, vado a mettere sul panno e vado a passare. Mamma mia che profumo, buonissimo. E quindi io ho trovato un utilizzo alternativo a questo prodotto che sinceramente non sapevo come utilizzare, anche perché se lo vai a vaporizzare per aria come se fosse un normale deo spray per gli ambienti, ha una caduta umida incredibile che addirittura poi a terra si scivola, cioè rende il pavimento scivoloso, quindi molto molto pericoloso, soprattutto per chi ospita o magari ha la mamma, il papà o entrambi i genitori. È molto pericoloso, ma anche per noi stessi una scivolata non sai come ti va. Infatti, se voi avete notato, io questo qui l'ho voluto spruzzare sul panno e non direttamente, proprio per evitare. Allora, finché va sul mobile è diversa la cosa, perché comunque lo va a rendere lucido, pulito e profumato. Io adesso vi faccio vedere che si è già asciugato e il mobile risulta pulitissimo e anche lucido. Guardate, cioè veramente ottimo per andare a pulire i mobili. Io questo
questo tipo di pulizia lo feci anche con un altro video che postai un po' di tempo fa, di pulire i mobili con la morbidente, e ogni tanto lo faccio e vi posso dire che la polvere si riforma davvero tanto 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 di meno rispetto al semplice straccio con l'alcol che dopo qualche giorno si va a riformare, vedete? E poi non vi dico il profumo in casa. Adesso vi faccio vedere, là c'è lo straccio che sto lavando per terra, i pavimenti, vi faccio vedere anche sul tavolo della cucina, spettacolo. Allora, vi faccio vedere anche un altro tipo di mobile. Questo è il tavolo della mia cucina. Ho ovviamente sciacquato lo straccio, vado a mettere un po' di questo prodotto e andiamo a passare. Cioè, immaginate, dopo aver pulito tutta la cucina, passare questo anche sul tavolo vi lascerà tutto profumato, e poi ti dà quella sensazione proprio di superficie bella liscia, cioè spettacolo, veramente buonissimo. E quindi adesso facciamo asciugare e vi posso dire che viene bello pulito e lucido. Quindi per chi avesse comprato come me questo prodotto e non riesce ad utilizzare, potete fare lo stesso, quello che sto facendo io, di utilizzarlo per andare a spolverare. Si può fare tranquillamente anche la porta. Adesso vi faccio vedere. Allora, sciacquato lo straccio, ho messo qualche spruzzo sullo straccio e vado a passare. Cioè, ma il profumo ne vogliamo parlare? Mi dà come la sensazione che mi va a nutrire quasi il legno, perché noi sappiamo che comunque la morbidente ha una base grassa e quindi anche questo è comunque alla fine è inutile prenderci in giro. È acqua e ammorbidente, poi non so che cosa ci sarà anche all'interno. Però voglio dire, alla fine acqua è ammorbidente, quindi io vi consiglio di utilizzare anche una bacinella con dell'acqua e un tappino di ammorbidente a vostra scelta, di andare a pulire i mobili. Vi posso garantire che i mobili ritarderanno ad avere un'altra volta la polvere, cioè è come se rende la superficie bella liscia, e quindi la polvere è come se scivolasse. Morale della favola, questa è la porta. Ci sono ancora delle striature perché ho fatto con lo straccio umido e non asciutto, perché a me non piacciono le cose asciutte. Bene, quindi questo è il prodotto che ho utilizzato. Fatelo pure con un po' di ammorbidente e chiaramente sciolto nell'acqua, e se volete anche aggiungere un pizzico di bicarbonato messo nello spruzzino, ve lo sconsiglio perché poi va ad otturare i buchini. Bene, spero che questo video vi piaccia una volta online. Un bacione e alla prossima. Ciao!